Ciao ragazzi, sono Grax. Ebbene sì, siamo tornati su Clash of Clans e il video che state vedendo sotto in bianco e nero in modalità triste sono io che sono un pollo che ho registrato la parte del telefono iniziale del video, però non ho registrato la webcam. Per fortuna mi sono accorto prima di attaccare eccetera, ho fatto solamente la maggior parte degli upgrade. Sono davvero un pollo, mi dispiace tantissimo, scrivetemi nei commenti degli insulti, me li merito. Che cosa abbiamo fatto in questa prima parte? Abbiamo utilizzato l'oro necessario per fare le trappole a scatto. Ne ho messo a fare ben due, se non erro sì, perché ora sto registrando, però ancora voi state vedendo il vecchio video. Ho messo a fare due trappolozze a scatto, ho messo a fare un muretto, ho fatto un muretto di livello 11 con l'elisir, perché ne avevo davvero tantissimo. E ora possiamo anche passare sulla live, perché ora siamo in live. Quello che avete visto prima era solamente gli upgrade. Perché ragazzi faccio questo video? Perché oggi andremo a continuare il Road to Magma Walls. In parte, l'avete già visto nel primo video, continueremo la seconda parte nel video live. Scusatemi, sono un pollo, però perlomeno vi ho fatto vedere gli upgrade. Vi ridico tutto quello che ho detto nel video precedente che non avete sicuramente ascoltato. Come potete vedere, appena terminata la caserma di livello 11 e non produrrà nessun draghetto, perché io ragazzi i draghetti mi fanno cagare, non mi piacciono i baby draghetti. Metterò subito la caserma di livello 12 alla fine del video, perché la utilizzerò per ricreare le truppe per il secondo attacco. Questo sarà l'ultimo upgrade che farò con l'elisir. Mentre per quanto riguarda l'oro, come potete vedere sono rimasto con 5.600.000 e utilizzerò tutta questa somma per fare una trappolozza a scatto e per fare un altro muretto di livello 11. Mentre per il resto abbiamo ancora i golem di livello 8 in produzione, e preparatevi che domenica ci sarà il video upgrade non so di che truppa, perché ancora ci sono 4 giorni per votare. Andate subito a votare immediatamente il sondaggio nel video dei golem, ho bisogno dei vostri pareri. E vi dicevo, domenica nel canale alle 14. Ho davvero tantissimo elisir nero, non so dove buttarlo. Raga, scrivetemelo nei commenti se lo volete, magari ve lo spedisco per raccomandata. Prendo un sacchettino o una boccetta, la riempo di elisir nero e ve la spedisco, perché ne ho 180.000 e in 4 giorni praticamente mi fullo e tutto il resto verrà buttato. Oramai non so dove sprecarlo. Ho le trivelle a pallettone di livello 6 che pompano a bestia, mi riempono, mentre i reali sono maxati, quindi l'elisir nero lo posso sprecare solamente per fare truppe, ma cioè quello che spreco è relativamente poco, va solamente utilizzato nel laboratorio. Però basta chiacchiere, avete visto la parte iniziale triste, andiamo ad attaccare. Ora è il momento cattivo, dobbiamo solamente sfondare un inattivo. Queste sono le truppe: barbari, arcieri, goblin, giganti, spaccamuro, misto nel castello, maghi, sgherri, domatori eccetera, mentre reali di livello 40 che faranno il caos, ne sono sicuro. Pozione del veleno che sta lì da una vita, non l'ho mai utilizzata. Andiamo ad attaccare. Posso attaccare? Sto registrando? Credo di sì, mi sembra di sì, quindi ok. Primo fa schifo, di solito troviamo 500.000, questo non ne ha 500.000, troviamone uno bello inattivo. Finalmente l'ho trovato ragazzi, lo sto cercando da una vita, l'ho trovato, 335.000 per fortuna. Grazie, pollastro ruspante, questo è proprio ruspantissimo. Andiamo ad attaccarlo, ma tutto fuori, quindi devo solamente sprecare pochissime truppe. Mandiamo tipo un gigante, messi così tattici, barbari dietro, prendiamo subito proprio mirati gli estrattori e le miniere. Perfetto, dovrebbe essere tutto preso, e infatti è tutto preso. Qui prenderei magari la miniera con 10 goblin, ma neanche, quanti ne ho mandati? 6. Da quest'altra parte invece bastano solo barbari, via di barbari, perfetto. Devastato tutto, dall'altra parte, anzi possiamo anche utilizzare gli eroi, raga, perché utilizzando gli eroi sprechiamo meno truppe. Tipo da questa parte metto la regina, da quest'altra parte mando i barbarozzi e mando il king. Anche a prendere solamente le risorse e chiudere non mi lamenterei di niente praticamente, perché distruggo oratore degli arcieri. Il 50% non lo farò mai perché ci sono troppi edifici interni. Quindi non lo so, 42 ci vogliamo provare, tanto con l'abilità riprendo tutta la vita. Magari prendiamo questa trivella qua in basso, tipo 46%, 49, abilità, chiudo tutto e ci andiamo con 335.000, 1200 attacco flash, ma di più che flash, proprio ultra, non lo so perché, ma ultra. Abbiamo tutte le truppe, 222, 5 secondi e si ritorna all'attacco.
Oh, pollastrone, questo però è difficile, ragazzi. Occhio, perché questo non è facile, ha tutto dentro e c'è margine d'errore. Però è comunque un altro pollo, è un altro pollo, è un altro pollo, è un altro pollo. Lo andiamo a fare, ho dato un colpo al microfono, spero che non si sia sentito. Andiamo a devastare. E da che parte attacchiamo? Secondo me dobbiamo attaccare dagli accampamenti, cioè dai praticelli. Attacchiamo dal praticello con il focolare. Andiamo da quella parte mettendo alcuni gigantozzi, ok. Sì, abbiamo messi, vado con i due spaccamuro, ne mando altri due così per sicurezza e siamo entrati. Vado con Re Barbaro subito, tantissimi barbarozzi proprio a fila, così tattica. Puliamo anche tutta la parte esterna e via il King è entrato. Vado con gli arcieri, però li mando da un'altra parte, così da pulire tutto e non far deviare le truppe ovviamente. Come potete vedere gli spaccamuro entrano, vado con il castello, perfetto, comincio a mandare i goblin. Come on goblin, andate goblin, andate goblin, entrano anche i domatori, cioè truppa a caso, così tattiche. Dal basso invece altri barbari. Il re barbaro a metà vita non è una cosa positiva, però mandiamo la queen di livello 40 dal basso e dato che non c'è il mortaio possiamo praticamente sfondare il re barbaro avversario, in ben che non si dica. Abbiamo praticamente aperto tutto il settore in alto a sinistra del villaggio. La queen sta entrando, sta cominciando a pulire. Cominciamo a mandare altri goblin che vanno veloci veloci. Abilità del re barbaro che prende praticamente tutta la vita, si rifulla tutto, il re barbaro torna in vita, cioè era morto però tornato. E ora andiamo a pulire tutto il resto. Come potete vedere ho ancora 11 barbari che utilizzerò praticamente alla fine, anzi potrei pure non utilizzarli dato che la regina si fa tutta questa parte di villaggio restante da sola. Ho utilizzato tutte le truppe per sprecarle. Il re barbaro sta per morire, non morire King, non morire King, non ci provare, è morto il King. Però sfondiamo il cannone che è la difesa, quella che potrebbe dare più fastidio. Rimangono le due Tesla, ma con l'abilità devastiamo tutto e rimane da prendere un estrattore. E la regina non può solamente pelare, anzi appena distrutto le Tesla di livello 3, distruggiamo l'arco X, distruggiamo la torre dello stregone di livello 6, mi ricordo ancora i livelli, sì, livello 6, e sfondiamo la torre infernale di livello 2, il mortaio di livello, quello non me lo ricordo ragazzi, livello 4, credo di sì. I barbari erano nella zona morta del mortaio, quindi erano rimasti in vita, però io vado di abilità, sfondiamo le capannette, 97, 98, giù con le capannette, 99 e via con il 100%, un altro pollastrone fantastico, anche questo bello ruspante da 400.000. Ottimo, davvero ottimo. Due attacchi fantastici. 2200 di elisir nero e vale ancora la proposta di prima. Volete l'elisir nero? Scrivetemi l'indirizzo. No raga, non lo scrivete, se no poi vi mandano cose assurde. Però magari faccio le boccettine e poi le spedisco a qualcuno. Arriveranno. Ho richiesto le truppe e direi di andare a concludere il video. Chi c'è a quest'ora? Ci sono solo io ovviamente. Che Grax, che cazzo dici? Sotto con gli upgrade, però devo andare a togliere i barbari perché stanno lì, non so a che fare. Mettiamo la caserma di livello 12, 4 milioni di sir. Andata la caserma, rimane solamente un costruttore. Grax, non felare, fai prima il muretto e ovviamente dopo la trappola scatto, perché se no rimani con le mani legate dietro, cioè rimango con 4 milioni di oro. Andiamo a fare subito il muretto di livello 10.